risalente al XII secolo, questa dimora ha la reputazione di essere uno dei luoghi più tenebrosi del Galles. Inizialmente, la sua funzione originaria era quella di garantire un tetto e una base di supporto ai monaci di Neath Abbey, ma la graduale scomparsa dei monasteri ha fatto sì che questo luogo finisse in mano ai privati. Nel corso dei suoi 800 anni di storia, la casa ha visto all'interno delle proprie mura molti episodi di violenza e spargimenti di sangue. Sotto il regno di Elisabetta I, la persecuzione contro i cattolici era in forte aumento e gli allora proprietari della casa, i Tuberville, rimasero fermamente fedeli alla vecchia religione, arrivando perfino a offrire rifugio ai sacerdoti gesuiti. Le messe clandestine si celebravano lì. La posizione isolata della casa rappresentava il luogo perfetto. Nel 1678, un famoso complotto cattolico con l'obiettivo di uccidere Carlo II aveva di nuovo infiammato i vecchi rancori e le persecuzioni. Un sacerdote gesuita, padre Philip Evans, venne arrestato proprio a Scarehouse. Dovette subire la beffa di un processo a Cardiff, prima di essere impiccato, aperto e fatto a pezzi. Temendo ulteriori ritorsioni, l'allora proprietario dell'immobile, Charles Tuberville, decise di metterlo in vendita e di trasferirsi all'estero. Se il nome della casa ti suona familiare, potrebbe essere perché hai letto il libro The Maid of Scare o Lorna Doone di Richard Doddridge Blackmore. L'autore rimase affascinato dalla leggenda locale che parlava di un abitante della casa, Elizabeth Williams, i cui piani di sposarsi con il proprio compagno vennero vanificati da suo padre. L'oggetto dei desideri di Elizabeth era un giovane falegname arpista di nome Thomas Evans, ritenuto però indegno da suo padre, che aveva altri piani per lei. La coppia progettò la fuga ed Evans pagò una carrozza con dei cavalli per consentire loro la buona riuscita del piano. Sfortunatamente però, l'arrivo dei cavalli fece inferocire i cani della Williams, i quali si misero ad abbaiare così prepotentemente che svegliarono tutta la casa. Evans fuggì a gambe levate, lasciando Elizabeth da sola ad affrontare l'ira di suo padre. Quest'ultimo la rinchiuse in una stanza con le finestre bloccate. In seguito alla sua prigionia, la costrinse a sposare un uomo di nome Thomas Kirkhouse. Il matrimonio fu chiaramente qualcosa di forzato, combinato e senza sentimento. Tant'è che ogni volta che Evans era nei paraggi, Elizabeth usciva di nascosto dalla casa che condivideva con suo marito a Brighton Ferry per sentirlo suonare. Elizabeth Williams morì dopo 9 anni di matrimonio per crepacuore. Si dice che il suo spirito viva ancora a Scarehouse, e questo viene sentito in modo particolare proprio nella stanza in cui è stata tenuta prigioniera. La gente ha riferito di aver sentito il tintinnio delle catene, e la sua forma annebbiata è stata vista anche nelle stanze superiori. Nel 2002 una troupe televisiva della BBC ha provato a filmare durante i lavori di ristrutturazione. Un rumore fortissimo proveniente dalla sala grande venne avvertito e nonostante i tentativi di capire cosa l'avesse provocato, non si riuscì a trovare nessuno. Un mediatore che li aveva accompagnati ha riferito che i lavori avrebbero disturbato qualcosa di malvagio. Incapace di continuare il servizio, la troupe fece i bagagli e se ne andò, il più veloce possibile. Un altro spirito che si aggira in quella casa è lo spirito di un capitano di una nave. L'imbarcazione affondò nel vicino Scare Point e venne saccheggiata. Il padre di Elizabeth Williams era nel banco degli accusati. In sua difesa, egli affermò che aveva solamente riportato degli oggetti a Scarehouse per tenerli in custodia. Strano che un certo numero di questi sarebbe scomparso proprio quella notte, anche se aveva affermato di averli messi sotto sorveglianza. Forse il capitano torna ancora per trovare il suo carico smarrito. Urla, lamenti, ombre e figure in movimento sono solo alcune delle cose che vengono riportate. In passato ci sono state persone che hanno provato un forte senso di disagio entrando in quella casa, fino al punto di arrivare alla nausea. A partire dal XVIII secolo, la vecchia casa iniziò gradualmente a decadere a causa di frequenti successioni di proprietari assenti. Fu infine abbandonata nel 1977 e da lì cadde in rovina. Fortunatamente è stata poi salvata poco più di 20 anni dopo e rimessa a nuovo. Ora è la bella casa che sarebbe dovuta sempre essere. Speriamo che l'attuale proprietario non sia turbato dai suoi spiriti irrequieti.